Sarà Raffaele Di Mauro a guidare il centrodestra a Foggia e correre per la fascia tricolore ad ottobre. 41 anni, avvocato nell'ufficio legale del Consorzio per la Bonifica di Capitanata, coordinatore provinciale degli Azzurri, è lui il nome sul quale sceglie di puntare la coalizione dagli Azzurri a Fratelli d'Italia, dalla Lega a Moderati, UDC e Nuovo PSI, epilogo tutt'altro che scontato dal momento che il cerchio sembrava potersi chiudere già a Ferragosto, meglio se con l'investitura nei confronti dell'ex assessore regionale all'agricoltura Leonardo Di Gioia. Poi di mezzo ci si sono messi i malumori. A destra infatti avrebbero pesato negativamente i trascorsi di quest'ultimo nelle giunte di Nichi Vendola prima e Michele Emiliano poi, troppo per farne l'alfiere di un fronte alternativo al centro-sinistra, e così sono salite le quotazioni di Di Mauro, dal quale pure si smarca ora un big della Lega come l'europarlamentare uscente Massimo Casanova, chiedendo maggiore discontinuità con il passato, che tradotto vuol dire l'ex sindaco Franco Landella. Niente da fare neppure per Fratelli d'Italia, tolta dal tavolo l'opzione Gian Nicola De Leonardis, numero 2 dell'ufficio di presidenza di Via Gentile, e quella della senatrice Anna Maria Fallucchi, è durato poco anche il nome della super poliziotta in quiescenza, Rita Montrone. Da Roma Antonio Tajani fa gli auguri, dall'altra parte invece potrebbe arrivare nei prossimi giorni la fumata bianca sulla proposta dei pentastellati. Maria Ida Episcopo si attende il via libera della capitale, poi toccherà al governatore dire la sua.